Fabrizio Forcone, MMAmania.it, sono qui col vincitore del co-main event della serata del Milano in The Cage 4, Cristian Binda. Cristian, una vittoria che è sembrata particolarmente dura ad arrivare. Ruotolo è stato un ottimo avversario. Quelli del settore sicuramente si aspettavano un Ruotolo così aggressivo. Tu lo avevi studiato, avevi capito qual era il suo stile? Io non studio mai il mio avversario, io faccio un allenamento completo 360. Ovviamente sapevo che era un ottimo lottatore, un grande grappler e un grande lottatore di Brazilian Jiu-Jitsu, quindi ovviamente ho improntato un po' di difese su quello, ma non ho accentuato la cosa. Ho fatto semplicemente le mie sedute di sparring di settore e sono andato avanti per il mio percorso, insomma. Quello che sembrava dall'esterno è che lui utilizzasse molto il jiu-jitsu per cercare di ribaltarti dalla sua posizione schiena a terra. Lo hai sentito questo uso del jiu-jitsu durante l'incontro? L'ho sentito in un paio di passaggi, è stato abbastanza preciso, poi non mi faceva passare la guardia perché aveva una buona difesa da tartaruga. Quindi ho usato quello che mi è più geniale, quindi colpirlo, sapevo che colpendolo si distraeva dalla sua lotta pura e quindi ho continuato nella mia azione. Ho le mani, fortunatamente i gomiti pesanti, e le mie ginocchia sono arrivate molto a segno e l'ho sfiaccato abbastanza. Sapevo che quella era la strada giusta, ho continuato su quello. Il fiato ha retto, fortunatamente mi sono preparato molto bene di cardio e quindi ha dato i suoi frutti. Difatti alla terza ripresa è andato KO, dall'esterno non è stato chiarissimo, si sono visti i tuoi colpi di gomito e poi subito l'intervento dell'arbitro, che in questo caso era lo stesso Claude Alberton. Tu per caso ti sei reso conto se lui effettivamente è svenuto, aveva l'occhio spento o qualcosa del genere? Io ho visto che alla prima gomitata importante che gli ho dato ha staccato un attimino la spia, poi la ripresa però secondo me ha avuto paura, è una brutta parola, ha avuto timore di farsi più male continuando, quindi ha battuto alla seconda, terza gomitata. La prima gomitata a segno è andata molto a buon fine, molto. Questo dito, come vediamo da inizio dell'intervista, valevo per il titolo dei pesi piuma della Born to Fight. In Italia purtroppo non abbiamo una grande profondità di roster della vostra categoria di peso, qualche nome però c'è. Tu per caso hai in mente qualcuno col quale ti piacerebbe ipoteticamente poter difendere questo titolo proprio qui a un Milano in The Cage? Come dicevo prima alla premiazione, questo molto probabilmente era il mio match di arrivederci più che di addio. Ho 37 anni quasi, ho fatto più di 20 match da pro e un bel po' da dilettante, sono più di 10 anni che sono spinto al limite col motore, ho un lavoro dove mi occupa il 90% della giornata, l'altro 10% l'ho sempre impiegato per allenarmi tutti i giorni, anche la domenica, a discapito di famiglia, a discapito di morosa, amici. In quest'ultima preparazione ho sentito veramente difficoltà, ma non per il match è il mio pane, e l'arrivo al match, lo snervo di continuare, di allenarmi tutte le sere, e quindi per un po' vorrei staccare. Adesso penso di altri progetti, non mollo, ho detto, e se c'è un'ottima proposta con una cosa, insomma, un compenso adeguato e una locazione adeguata, allora ci penserò volentieri. Può essere il mese prossimo, può essere l'anno prossimo, chi lo sa. Per adesso mi prendo una piccola pausa per capire cosa voglio fare meglio. Comunque ringrazio il mio piccolo pubblico, quelli che mi hanno seguito fino adesso, e voglio dire che è grazie a loro che ho continuato a fare questo sport, perché io già un po' che avevo voglia di prendermi una pausa, però è sempre un piacere sentire la stima della gente, quindi grazie a tutti, ma proviamo a incidere ancora probabilmente, vediamo cosa offre il futuro. Comprensibilissimo quello che dici, nessuno potrebbe decidere tranne te cosa fare del tuo futuro d'atleta. Personalmente, e credo e spero di parlare a nome della maggior parte degli appassionati di MMA italiano, spero di rivederti ancora a spingere al massimo il motore dentro una gabbia. Per adesso ti ringrazio, complimenti per la bella e importante vittoria e spero davvero di tornare a intervistarti. Grazie a tutti, grazie a te e grazie agli amici di MMA Mania che mi hanno sempre seguito e spero abbiano tifato per me questi anni. Grazie a tutti. Grazie Cristian.